teleselezione. Telefonate, duelli, spettacolo di voci e opinioni. Ideato e condotto da Luca Telese. In studio Luca Telese e Flavio Grasselli. Sono i crescenti desideri di separatismo il principale pericolo dell'Ucraina post Yanukovych, secondo il presidente ad interim Oleksandr Turchinov. Un allarme concentrato nella parte orientale del paese, lontano da Piazza Maidan, dalla quale i manifestanti non si muovono, perché chiedono che il rovesciamento del regime non sia solo una facciata. Il Parlamento ha deciso che Yanukovych sarà processato. Noi ci siamo sempre detti che da qui dentro o usciamo tutti insieme vincenti come gruppo, ognuno di noi singolarmente avrà perso. Con oggi, con l'arrivo di Renzi e con quello che è successo qualche settimana fa, la situazione è diventata una guerra, quindi decidiamo che la guerra è là fuori e non dentro di noi. Il cuneo fiscale è semplicemente quello di cercare di mettere in tasca al dipendente qualche soldo in più e possibilmente di ridurre il denaro che spende l'imprenditore. Diminuendo la quota che va allo Stato. Ci sono tre modi per farlo. Il primo, a vantaggio dell'imprenditore, è abbassare l'IRAP. Questo vuol dire che il costo del lavoro è più basso per l'imprenditore. Sì. Il secondo riguarda solo il dipendente, è abbassare l'IRPEF. Sì. Dunque, dicevo, questo era il compito a casa del governo Monti, è lo stesso che ci vuole far fare lei. Io mi aspetto che lei me lo dica, io lo sento che vuole dirlo, ce lo chiede l'Europa, su me lo dica, ce lo chiede l'Europa. Del resto lei e Padoan siete figli di Troika. Se queste saranno le sue riforme, noi ci saremo, signor Presidente del Consiglio, ma a scatola chiusa e vuota, no. Infine, signor Presidente del Consiglio, non si governa grazie a un premio di maggioranza costituzionalmente usurpato. Non si governa né poco né tanto, né tantomeno fino al 2018. Si può governare solo per fare e rifare le regole, regole elettorali e regole costituzionali, e poi al voto. Poi ha confermato la Renzi, quindi siamo in buone mani. Ciao Matteo, volevo dirti in due minuti che che la nostra generazione andasse al governo, ma ho sperato lo facesse con il voto delle persone, non con una manovra che neanche ai tempi di Mariano Rumor. Perché per me il problema più grande non è un problema che riguarda soltanto le dinamiche interne al nostro partito, e che mi dispiace sia risuonato pochissimo in quest'aula, e che continuiamo a fare governi senza passare dal voto dei cittadini, a volte a loro dispetto. Se ho deciso alla fine di un lungo travaglio di votare la fiducia e di prendermi per questo i fischi anche al posto tuo o di altri, diciamo, lo faccio solo perché penso, come ha detto Pierluigi Bersani, che non si debba sfasciare tutto, e non intendo solo il Partito Democratico, intendo la possibilità di portare al governo di questo paese un cambiamento vero. Tasca con uno stile più istituzionale e con le consuete citazioni da Berlinguer alla famiglia Adams. Matteo Renzi incassa la fiducia anche alla Camera dopo aver ricordato che è rimasta solo quest'ultima chance. Si rischia tutto, o si cambia il paese o si va a casa. In cima all'agenda l'economia, 60 miliardi messi sul piatto da Cassa Depositi e Prestiti per sbloccare i debiti della pubblica amministrazione e favorire il credito alle aziende, ma soprattutto il taglio del cuneo fiscale che sarà pari a 10 miliardi e potrebbe basarsi sull'abbassamento degli oneri sociali. Entro un mese noi diamo il percorso preciso con quanto prendiamo, da dove. E le fonti del finanziamento sono quelle che conosce: la revisione della spesa, la cosiddetta spending review, quindi la riduzione della spesa pubblica, il recupero di denari dagli accordi internazionali a partire da quello con la Svizzera. E per le coperture si guarda anche alle rendite finanziarie. Guarda quanta gente, tu
Hai visto dove t'ho portato? A Ballarò t'ho portato, sei contento. Guarda quanti ospiti, guarda quanta gente. C'è Lauretta, guarda Lauretta, come stai? Buona? Bene, bene. L'ha riconosciuta, hai visto? Scodinzola. Pure tu scodinzola, scodinzola tutti quanti. Hai visto Lauretta? Non guardarli che quello è comunista. Dudu, non guardare, quello è ministro, non lo guardare. Poletti, hanno fatto ministra, hai visto? Non lo guardare che quello viene dalle COP. A proposito, Giulia, quanto stanno i fagiolini? Allora, non basta che si va abbassato. Stanno bene. Bravo, a buon prezzo. Eccoli, va. Giusto voi. Peppe, Tony, mi raccomando, siamo d'accordo. Allora, quando parlo io, voi fate sì con la testa e applaudite. Tanto qui la clac se la portano tutte, capito? Fate così, va bene? Tenendo cacciottiello, va? Io che sono peggiellato. Giovanni! Maronna che meraviglia, Giovanni, dammi un vaso. Mettiti qui, mettiti a sinistra che sei abituato a stare a ridere. Come stai? Buono! Allora, no, vabbè. Susanna, buonasera pure a lei. Ma io non è che sto qui tutta la puntata, io sono solo per un saluto brevemente, così. Per una sorpresa, allora voglio dire questa cosa. Sicuramente avrete letto i giornali e lo sapete che finalmente io e il mio ragazzo. Che c'è? Io e il mio ragazzo abbiamo deciso finalmente di convolare a nozze. Che è anche tanto che stiamo insieme, ormai saranno più o meno quante? 4 trapianti saranno. Quindi insomma è tanto che stiamo insieme. Poi finalmente adesso si è divorziato da quella lì, capito? Quella lì che ci è costata, non ci è costata poco, eh? Quella ci è costata 1,5 milioni di euro al mese. E quella ci costa più di De Gregorio, scusa. Allora però, quella se voleva spendere 20 milioni l'anno si sposava Equitalia, hai capito? Fatta una risata però! Oggi partiamo da un dettaglio che ha colpito i cronisti, gli osservatori, ma è un dettaglio che rivela la sostanza, anzi rivela molto più di quello che non si possa immaginare. Il dettaglio è lo scambio di pizzini fra Matteo Renzi e il grillino Luigi Di Maio, uno scambio di pizzini che dal punto di vista dei contenuti ha poco o nulla. Di Maio risponde a Renzi che gli dice vabbè, ma la potete finire di fare ostruzionismo pregiudiziale, ma questa pantomima, questo scambio innocuo di messaggini sulla carta intestata della Camera dei Deputati e del Presidente del Consiglio diventa sostanza perché è la televisione che la fa diventare sostanza. Cioè lo scambio viene ripreso, esiste una tradizione simbolica del pizzino, i pizzini scambiati in aula da Silvio Berlusconi alle sue deputate per elogiarle durante la prima fiducia, il famoso pizzino entusiasta di Enrico Letta, wow, è il giorno più bello, a Monti, di cui parlammo qui, è il giorno più bello della mia vita, e il pizzino, devo dire, molto strano anche dal punto di vista grafologico, il pizzino difforme di Renzi, metà in stampatello, metà in corsivo. Ve lo leggo: io mi ero fatto l'idea che su alcuni temi potessimo davvero confrontarci, ma è così? Oggi per esigenza di comunicazione o è così ed è impossibile dialogare, confrontarci? Ebbene, tutto questo, il contenuto, ripeto, è pochissimo rispetto alla rappresentazione. Siccome questo scambio di biglietti era stato filmato e siccome il deputato a 5 Stelle ha avuto paura che qualcuno potesse immaginare chissà quale inciucio, si è autodenunciato, come fanno i testimoni di mafia che si mettono il registratore col cerotto nei film americani sulla panza per poter fare gli infiltrati, come Leonardo DiCaprio in The Departed, come quelli che fanno il doppio gioco. Insomma, Di Maio si è fotografato per poter far vedere che lui non era come dire in preda a un dialogo bipartisan inciucista con Matteo Renzi. E allora questo carteggio, di cui Michele Serra non coglie la sostanza oggi su Repubblica perché dice che è una violazione della privacy, è il contrario in scena. Cioè io sono convinto che Matteo Renzi, che nel discorso della fiducia è stato molto fiacchino, ma nella capacità di gioco con i media è straordinario, abbia volutamente scritto quel biglietto immaginando che in un modo o nell'altro sarebbe finito sui giornali, o se non l'ha immaginato è come se lo fosse. Non c'erano confidenze, c'era solo la capacità di mostrarsi come
come molto disponibile, e la trappola, o diciamo così, l'escamotage in cui ha tratto questo deputato grillino, e si è rivelato molto molto ingenuo, forse persino un po' stupido, nel senso Di Maio era finora il più articolato, il più sfumato, il più soft, il più intelligente, il più politico, quello che stava nell'ufficio di presidenza, e invece improvvisamente, di fronte alla paura di essere sospettato, si è rivelato intransigente. Ma allora che cosa ci porta questa riflessione? La politica dello streaming continua a procedere. Lo streaming è una finta realtà, è un reality. La politica è diventata un reality in cui nel tempo del Grande Fratello abbiamo quelli che fanno i confessionali quando si candidano, abbiamo i finti retroscena, abbiamo le finte indiscrezioni, le finte immagini rubate, e forse perdendo la partita della dialettica, facendo un discorso a braccio che sembra veramente il discorso da sindaco di Campi Bisenzio, facendo un discorso numeri del lotto. Renzi ha parlato prima di una riduzione del cuneo fiscale a due cifre, poi ha detto che le due cifre non erano la percentuale riduzione ma la cifra totale di un nuovo aggiornamento, 300 miliardi di debiti dello Stato da restituire alle imprese. Insomma, ha fatto un po' di pasticci, convinto che la dimensione che lui padroneggiava bene, quella del Consiglio Comunale di Palazzo Vecchio, sia comparabile a quella di Palazzo Chigi. E invece, quando tu sei a Palazzo Chigi, non per un senso di galateo, non per un istinto populistico, non come lui si è difeso da Floris per far vedere che lui parla alla gente esattamente come parla alla politica, no, perché hai gli occhi puntati di tutto il mondo addosso, perché basta una tua frase improvvida sull'economia, visto che sei presidente del Consiglio, a far cadere un mercato in una borsa di Hong Kong o di Londra. Proprio per questo non puoi parlare come se fossi nell'aula del Consiglio Comunale di Palazzo Vecchio. E allora Matteo Renzi perde la partita oratoria, perde perché improvvisa quando non si può improvvisare, perde perché non ha studiato, non si è preparato un grande discorso, ma vince la partita virtuale. Certo, è una magra soddisfazione confrontarsi con il mondo e con la classe dirigente e vincere con un deputato grillino che ha paura del suo pizzino. Scrivimi quando il vento avrà spogliato gli alberi. Caro Giovanni, con gioia immensa ho ricevuto tue notizie che ti sei comprato la banca, anche gli avanzi dell'appalto del nuovo sciarpe, che piano piano la finiamo e ci facciamo un bel regalo ai siciliani che hanno cuore a sentirti meno fragile quando nella gente troverai Teleselezione.